Morris Carrozzieri. Qui dal Maia, a Pescara, abruzzese di Giulianova, una carriera iniziata nelle giovanili del Castel di Sangro, per poi proseguire un po' in giro per tutta la penisola fino a tornare al paese nativo, il Bellante. È stato mai vicino alla maglia biancazzurra e se le è mancata questa esperienza? Ecco, diciamo che Pescara è stata sempre la piazza, è stato anche il mio sogno, diciamo, di giocarci, perché sono venuto a giocare sempre contro, quindi non ho mai avuto l'occasione di. C'era stato un approccio 2 anni fa, quando prima che andassi a Lecce, di venire qui l'anno di Zeman, però ecco, avevo ancora la Serie A, venivo da Palermo, quindi ho preferito andare. No, preferito, insomma, la trattativa non è neanche tanto si è avviata, perché a me il giorno dopo che c'era qualcosa col Pescara mi arrivava subito il Lecce, quindi ho scelto di andare in Serie A. Però ecco, il rimpianto di non aver giocato a Pescara c'è, anche perché ho parecchi amici, poi essendo abruzzese. Il sangue è sempre abruzzese, quindi quando. Ecco, appunto per quanto riguarda le sue origini abruzzesi, lei ha giocato contro il Pescara con l'Arezzo. E com'è stato entrare all'Adriatico però da avversario? Io il Pescara ci ho giocato contro, la prima volta nel 2000, Col Teramo. col Teramo, quando abbiamo fatto 3-3 che vincevamo 3-1, 3-0. Poi ci ho giocato contro l'Arezzo, poi ho giocato contro quando ero all'Atalanta, Coppa Italia. Quindi l'Adriatico fa sempre un certo effetto, poi vedere quella curva che è sempre piena, diciamo, anche se lo stadio non è pieno, ma la curva è sempre piena, quindi lì ti fa capire quant'è l'affetto che questa città tiene a questa squadra, perché vedere sempre la curva piena vuol dire che il calcio qui a Pescara è molto seguito. Baroni, nel suo gioco il capocannoniere è un difensore centrale, magari grosso come appunto lei, come vede la scelta della società e magari come vede lei Baroni? Baroni, ho avuto la fortuna di conoscerlo 2 mesi, un mesetto fa, quando ho appena finito il campionato, che ho avuto lì a Giulianova, ma per me è un ottimo allenatore. Io ho visto a Pescara Lanciano un mese e mezzo fa, che Lanciano hanno pareggiato, quindi per me è un grande allenatore, poi la sua squadra gioca bene. Oh, quest'anno con il Lanciano, con la rosa che aveva, ha fatto Un ottimo campionato. un ottimo campionato. Spero che Baroni faccia bene. Poi ecco, lui sui calci piazzati so che ci lavora molto, è uno molto preparato, uno molto tattico. Quindi, però ecco, oggi ho visto la rosa del Pescara, dando un'occhiata sui giornali, penso che qualche rinforzo è obbligo farlo. Per esempio, in quale zona le rinforzerebbe magari in difesa soprattutto? Ma secondo me da anche tutti i reparti, diciamo che un uomo per reparto va dato. Poi dipende tutti dai giocatori che rimangono, che okay? Io ho visto, è rimasto Sforzini, Cutolo, cioè, ho letto questi che sono partiti al ritiro, poi non so, giustamente la società farà le sue scelte. Ecco, per quanto riguarda le motivazioni, lei prima è tornato al Giulianova e poi la scelta di giocare col Bellante in terza categoria col suo paese, proprio per l'attaccamento alla maglia. Come mai viene sempre a mancare questo amore per la maglia da parte dei suoi colleghi calciatori? Ma io sono stato sempre uno che in qualsiasi parte ho giocato, da Palermo, la Sampdoria, Atalanta, in qualsiasi parte mi hanno sempre amato i tifosi, che io sono andato sempre in campo per sudare la maglia, perché giustamente siamo giocatori che veniamo stipendiati bene, dobbiamo avere un'immagine per i piccoli che vengono allo stadio, quindi è anche per la gente che giustamente paga il biglietto e vuole vedere gente lottare in campo, e questo noi dobbiamo riconoscerlo a queste persone. Quindi nel mio carattere dentro ho queste cose che devo ripagare la gente che giustamente viene a vedere la partita, e quindi impegnarsi al massimo. Voglia di giocare ce n'è ancora, perché ho 33 anni, quindi. Però ecco, vedendo società anche a livello di C, così ti fa, non è più il calcio di una volta. Meglio che io non vada a prendere in giro nessun presidente per rubare i soldi, allora fai un'altra scelta, che sia quella di allenare, che sia quella di fare il direttore, qualsiasi, oppure un ruolo dentro una società. Bene, se, giustamente, se capita una squadra dove c'è l'entusiasmo, c'è voglia di giocare, che mi fa. Un progetto serio, magari. Ma sì, vabbè, alla mia età, però dico, a 33 anni mi fa scattare ancora quella molla. Sono disposto anche a giocare al minimo di stipendio e. Per concludere, anche se è prematuro dirlo, dove pensa che può arrivare il Delfino o quantomeno dove spera che arrivi in campionato la prossima stagione? Io spero che arrivi il più in alto possibile. Concludere un campionato nei vertici delle prime quattro posizioni vuol dire avere una grande rosa, una rosa ampia,
una rosa di almeno 18-19 giocatori, quasi tutti sullo stesso livello, perché il campionato di Serie B è molto lungo. Quindi spero che la società, sicuramente con Giorgio Repetto e con Falcone, no, l'altro, Peppino Pavone, allisteranno una squadra con giustamente il supporto del presidente Sebastiani all'altezza, perché Pescara merita di almeno minimamente di fare i playoff.